Buongiorno, vi do il benvenuto al terzo appuntamento con i webinar Coffee with Caleffi. Durante lo scorso incontro abbiamo approfondito il tema dei componenti delle centrali termiche INAIL, quelli che una volta erano comunemente conosciuti come componenti ISPES. Oggi parleremo di comfort ed efficienza di un impianto a radiatori, comandi termostatici connessi e affronteremo il tema della regolazione della temperatura ambiente negli impianti a radiatori analizzando l'utilizzo delle valvole termostatiche con particolare attenzione ai dispositivi connessi. Questo rappresenterà l'occasione per introdurre il nuovo sistema Caleffi Code. Il nostro relatore di oggi è l'ingegner Gabriele Baldioli, ingegnere meccanico con specializzazione in automazione robotica. Impiegato da più di 10 anni in Caleffi, si è sempre dedicato a ricerca e sviluppo all'interno della divisione sistemi calore. Oggi è l'IoT manager e con il suo team si occupa di integrazione di sistemi connessi. Al termine della sua presentazione ci sarà spazio per rispondere ad alcune domande che potrete scrivere durante la sessione tramite l'apposita finestra sul pannello a lato per chi usa il PC e tramite un'icona sotto lo schermo per chi sta seguendo con un device mobile. Ove possibile, risponderemo direttamente sul pannello dedicato durante la presentazione. Ovviamente, in caso non riuscissimo a rispondere a tutte le domande nel tempo che ci è concesso, faremo seguire un feedback il più possibile completo a tutti tramite i nostri canali social successivamente. A questo punto lascio la parola all'ingegner Baldioli e ci risentiamo più tardi. Grazie Domenico, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo Coffee with Caleffi. Dunque, l'obiettivo di oggi è quello di approfondire la tematica della regolazione degli impianti a radiatori, analizzando poi nel dettaglio quella che è l'ultima evoluzione dei regolatori, cioè i comandi termostatici connessi. Partiamo. Partiamo dal concetto di regolazione della temperatura, che ha come obiettivo primario quello del raggiungimento della condizione di comfort. Ovviamente, oltre a questo obiettivo, uno degli obiettivi primari della regolazione di temperatura è anche quello di conseguire un risparmio energetico. In che maniera? Il risparmio energetico può essere conseguito andando a controllare l'emissione termica dei corpi scaldanti in modo da cedere il calore solo ed esclusivamente quando è necessario. Andremo quindi, nella presentazione di oggi a ripercorrere l'evoluzione dei sistemi di regolazione per gli impianti a radiatore, analizzandoli dal punto di vista sia del risparmio energetico che del livello di comfort. Partiamo da una breve panoramica dei regolatori esistenti. Innanzitutto li possiamo dividere in due grandi macrofamiglie, i regolatori on-off e i regolatori modulanti. I regolatori on-off, il più comune che noi conosciamo e utilizziamo quotidianamente, è il termostato col contatto caldaia. Il termostato è un regolatore on-off che ha la possibilità di accendere o spegnere la caldaia. Da qui deriva la nomenclatura on-off. Cosa comporta questa cosa? Comporta che l'impianto possa lavorare o a portata nulla o a portata al 100%, esattamente come vediamo nella parte in basso dell'immagine, dove vediamo che la portata può essere o avviata, quindi impianto acceso e portata massima, oppure impianto spento e quindi portata nulla. A livello di comfort, quello che avviene è che se andiamo a vedere la parte alta dell'immagine, nella banda, quella che vediamo gialla, c'è la banda differenziale che è lo scostamento tra i valori di temperatura massimo e minimo che raggiunge la temperatura ambiente nei dintorni della temperatura di set desiderata, che vengono proprio determinati dagli stati di on e off della regolazione. Cosa significa questa cosa? Che se io imposto una temperatura di set di 20 gradi, non avrò la temperatura ambiente sempre a 20 gradi, ma avrò una temperatura ambiente che oscilla attorno ai 20 gradi. Non si può ottenere una temperatura costante perché questa oscillazione viene introdotta dal fatto che la regolazione possa solo accendere e spegnere e non abbia più livelli di gestione della portata. La seconda famiglia è quella dei regolatori modulanti. Il tipico regolatore modulante a cui siamo abituati è il comando termostatico dal radiatore.
Qual è la grande differenza? La grande differenza è che mentre nel regolatore on-off potevamo solo lavorare a due livelli di portata, nulla o massima, col regolatore modulante possiamo lavorare anche a tutti i livelli intermedi di portata tra la massima e la nulla. E lo vediamo nel grafico, nella parte bassa, vediamo il comportamento di variazione di portata che genera il regolatore modulante. E quindi vediamo che alla variazione di set il regolatore modulante porta ad avere una portata fino al 100% perché bisogna alzare la temperatura dell'ambiente e quindi serve una portata massima, ma quando si arriva nella fase di mantenimento della temperatura ambiente non oscilla più tra le condizioni di portata massima e minima, ma si va a posizionare su un valore di portata intermedia che è la portata necessaria per garantire la temperatura ambiente. Quindi vediamo che dal punto di vista del comfort, sicuramente nella fase di mantenimento si hanno delle prestazioni migliori, perché non si va più ad avere una temperatura ambiente che oscilla nei dintorni della temperatura di sé desiderata, ma abbiamo una temperatura ambiente che si va a posizionare esattamente sul valore desiderato. Dal punto di vista invece dell'efficienza dell'impianto, anche in questo caso c'è una miglioria, perché vediamo che andando a modulare la portata, la valvola termostatica è in grado di generare una potenza, emettere una potenza che è pari a quella che viene richiesta in quel momento per riscaldare il locale in cui è posizionato il comando. Andiamo quindi ad approfondire un pochino più nel dettaglio quella che è la regolazione modulante che c'è a bordo del comando termostatico. Innanzitutto la regolazione modulante di un comando termostatico è di tipo proporzionale. Cosa significa proporzionale? Proporzionale significa che l'azione regolante aumenta tanto più si è distanti dalla temperatura ambiente desiderata. Vediamo l'esempio che ci chiarifica questo concetto. Se noi abbiamo in questo esempio abbiamo una temperatura ambiente desiderata di 20 gradi, quindi abbiamo impostato il set a 20 gradi. Se l'ambiente è a 18 gradi, quello che succede è che la regolazione fa sì che l'otturatore venga completamente aperto e quindi passa il 100% della portata all'interno del corpo scaldante. Nel momento in cui ci avviciniamo alla temperatura ambiente desiderata e quindi la temperatura ambiente dai 18 gradi sale e si avvicina ai 20, il comando termostatico va a muovere l'otturatore, va a ridurre il passaggio e quindi va a ridurre anche la portata di fluido che passa attraverso al radiatore. Si introduce quindi un concetto che viene spesso utilizzato come caratteristica dei comandi termostatici, che è quello di banda proporzionale. La banda proporzionale non è altro che il campo di lavoro all'interno del quale la portata viene regolata dal comando termostatico. Riferendoci a questo esempio, cosa succede? Che se noi abbiamo la temperatura di set impostata a 20 gradi e vediamo che la variazione di portata inizia a 18 gradi per arrivare fino ai 20, vuol dire che la banda proporzionale di questo regolatore è di 2 gradi. Quindi all'interno di 2 gradi il regolatore inizia a modulare la portata all'interno del corpo scaldante. Quelli che sono i limiti di questa regolazione proporzionale sono proprio i limiti legati alla banda proporzionale, perché uno potrebbe pensare di estenderla o restringerla a proprio piacimento. Nella realtà, se si va ad ampliare troppo la banda proporzionale, quello che succede è che la regolazione può risultare più lenta e quindi vuol dire che ci mette più tempo a raggiungere la temperatura di set, e dall'altro canto può anche risultare che rimanga scostata con uno scostamento più elevato rispetto al set point. Cosa vuol dire? Vuol dire che durante il mantenimento, se io mi aspetto che vengano mantenuti 20 gradi con una banda proporzionale molto alta, può capitare che invece dei 20 vengano mantenuti 21 piuttosto che i 19. D'altro canto, se pensiamo di andare a restringere la banda proporzionale, quello che succede è che il regolatore modulante andrebbe a comportarsi in maniera molto simile a quello che è il comportamento del regolatore on-off che abbiamo visto prima e quindi andrebbe a provocare tutta una serie di oscillazioni di temperatura nei dintorni del set, esattamente come li provoca la regolazione on-off. Per ovviare a queste criticità, sono stati introdotti dei nuovi sistemi che sono sistemi elettronici, delle centraline elettroniche, che danno la possibilità di introdurre delle altre azioni oltre a quella proporzionale. Queste
Quindi la prima regolazione che è stata introdotta dopo quella proporzionale è la regolazione che viene chiamata PI, cioè proporzionale e integrale. L'azione integrale che viene introdotta ha lo scopo di andare a eliminare o ad attenuare il più possibile le oscillazioni durante la fase di mantenimento. Quindi se l'azione proporzionale può causare ancora delle oscillazioni nei dintorni della temperatura reset, aggiungendo l'azione integrale, queste oscillazioni vengono smorzate e quindi viene mantenuto il livello di comfort richiesto. In ultimo, i sistemi di ultima generazione hanno introdotto anche un'azione derivativa. Sono le regolazioni che vengono chiamate PID, in cui ci sono l'azione proporzionale, quella integrale e quella derivativa. Lo scopo dell'azione derivativa è quella di rendere più reattiva la regolazione nei momenti di variazione di set. Per capire meglio questo concetto, andiamo a analizzare quello che può essere l'andamento della portata con due sistemi di regolazione differenti. Quindi in questo grafico vediamo un grafico in cui sull'asse dell'X troviamo lo scorrere del tempo, mentre sulla Y andiamo a trovare la portata in litri ora. Stiamo analizzando una regolazione a bordo radiatore, quindi vediamo che la portata massima del radiatore è tarata attorno ai 110-120 litri ora, e andiamo a prendere in considerazione due tipologie di regolazione, una proporzionale che è indicata con la curva rossa e una PID che è indicata con la curva verde. Questo grafico si vede nella prima parte del grafico, quella a sinistra, una variazione di set, quindi un set che viene spostato da 18 ai 20 gradi, mentre nella seconda parte, quella più a destra e più appiattita, è il mantenimento della temperatura di 20 gradi. Allora, quali sono i punti che possiamo notare e che si saltano subito all'occhio? Innanzitutto, notiamo che nella fase iniziale, quella della variazione di set, la curva verde reagisce in maniera più rapida, perché sale più rapidamente, aumenta più rapidamente la portata all'interno del radiatore, quindi la curva sale più rapidamente, raggiunge un valore leggermente più alto perché è più reattiva, dopodiché scende anche più rapidamente perché cerca di anticipare, scusate, cerca di anticipare quella che può essere la risposta del sistema ed evitare delle sovratemperature. Questa azione di reattività è legata a quella che è l'azione derivativa della regolazione. Se andiamo a analizzare invece la seconda parte del grafico, quella a destra, vediamo che mentre entrambi i sistemi cercano di andare a portarsi nel medio-lungo termine, a un valore di portata che è quello ottimale per la richiesta di energia che c'è nel locale. Quello che però differenzia i due sistemi è che in quello con la, diciamo nella curva verde vediamo che non ci sono quasi oscillazioni. Questo perché? Perché qui entra in gioco l'azione integrale che va a smorzare proprio le oscillazioni e quindi fa sì che il sistema arrivi rapidamente a individuare la portata corretta per mantenere la temperatura di set senza avere oscillazioni attorno al set. Quindi con questo semplice grafico capiamo subito quello che possono essere le differenze di risposta di due regolazioni differenti come quella proporzionale e quella PID. Non dimentichiamoci inoltre che i sistemi elettronici di gestione, quindi comandi termostatici elettronici, oltre ad avere la possibilità di integrare queste funzioni evolute di regolazione, hanno anche la possibilità di essere connessi. Il fatto di sfruttare questa loro possibilità di connettività consente sicuramente di andare a regolare la temperatura in ogni ambiente in base a quello che è l'effettivo utilizzo e inoltre consente anche di andare a gestire in maniera molto semplice anche le situazioni impreviste. Non dimentichiamoci che le situazioni impreviste sono sicuramente quelle situazioni in cui si può andare a trovare l'utente ad avere degli apporti energetici indesiderati. Per capire meglio questo concetto, abbiamo preso ad esempio un impianto di regolazione a radiatori termoautonomo con due zone, una zona notte e una zona giorno. Abbiamo considerato quali sono i sistemi di regolazione che possono essere applicati a un impianto di questo tipo, su un impianto a radiatori a due zone termoautonomo. Quindi sono le tre tipologie che vedete. C'è quello indicato col verde, che è la regolazione con il semplice comando termostatico. In azzurro viene indicata una regolazione
combinata del comando termostatico a bordo di ogni radiatore con un termostato per zona che va a gestire le fasce orarie di ogni singola zona. In arancione viene indicato il sistema di una generazione con i comandi termostatici connessi. Andiamo a vedere quello che è una simulazione di un possibile utilizzo del sistema in base alla tipologia di regolatore che è stato installato. Quindi, la prima differenza che balza all'occhio è che con il comando termostatico classico abbiamo sempre, manteniamo qualsiasi sia l'utilizzo delle persone e la tipologia di giornata in cui ci troviamo, manteniamo sempre un livello di comfort costante. Se andiamo a individuare le differenze con la regolazione fatta col comando classico più il termostato, vediamo che il termostato, ovviamente, essendo programmato con delle fasce orarie legate all'utilizzo medio che l'utilizzatore fa del riscaldamento, riesce a mandare in attenuazione in alcuni periodi della giornata, in funzione della programmazione, riesce a mandare in attenuazione il sistema. Quello che però vediamo è che quando è in attenuazione il sistema oscilla. E vediamo infatti nella linea blu tutte queste oscillazioni che sono legate al fatto che mentre nella parte in alto, alla temperatura di comfort, c'è un comando termostatico che va a modulare la portata corretta, nella parte in basso la regolazione del termostato è una regolazione on-off che quindi può creare delle oscillazioni sulla temperatura di attenuazione. Mentre se guardiamo la linea arancione legata ai comandi termostatici connessi, vediamo che la linea arancione ha invece la possibilità di mantenere la temperatura costante sia in livello di comfort sia in livello di attenuazione. Inoltre c'è un'altra sostanziale differenza tra questi due sistemi, quello azzurro e quello arancione. Lo vediamo nel caso delle assenze impreviste, cioè abbiamo fatto nella parte centrale dell'immagine, abbiamo rappresentato un caso che può essere un caso di assenza imprevista, cioè un giorno feriale in cui in realtà però non c'è nessuno in casa. Cosa succede? Che il sistema col termostato e il comando termostatico andrà avanti a lavorare con la sua programmazione, esattamente come in un giorno feriale qualsiasi, mentre il sistema connesso, sfruttando la connettività, dà la possibilità all'utente, anche da fuori casa, di andare a mandare in attenuazione tutta la giornata e quindi si evitano ulteriormente degli apporti energetici indesiderati. E quindi si incrementa il risparmio. C'è poi da dire un altro aspetto, che è quello legato alla possibilità di installazione di questi sistemi di regolazione. Noi adesso abbiamo preso, ad esempio, un impianto che fosse termoautonomo, ma se ci muoviamo su un impianto centralizzato, la situazione è leggermente diversa, perché nell'impianto centralizzato spesso non è possibile andare a installare un termostato, perché non c'è la possibilità né di sezionare l'appartamento in più zone con delle valvole di zona, né di andare a gestire con una singola valvola di zona tutto l'appartamento. Quindi, nella maggior parte degli impianti centralizzati, la situazione è questa. Le due possibilità di regolazione che possiamo applicare in questa tipologia di impianto sono il comando termostatico classico oppure il comando termostatico connesso. E qui la differenza diventa notevole perché vediamo che con un termostatico classico viene mantenuta sempre il comfort indipendentemente dall'utilizzo, mentre con un comando termostatico connesso riusciamo ad andare a gestire non solo i casi inaspettati, ma anche la situazione standard di un giorno feriale comune, un giorno festivo comune, in cui lo utilizzo il riscaldamento solo ed esclusivamente quando l'utente ne ha bisogno. Andiamo ora a vedere quello che è il sistema Calefi Code, che è l'offerta che Calefi può fare di sistemi di comandi termostatici connessi. Innanzitutto lo chiamiamo sistema e non prodotto perché è un insieme di più prodotti. Questi prodotti, ognuno di questi prodotti è stato studiato nel minimo dettaglio, ponendo una grande attenzione anche al design, oltre che all'aspetto tecnico. Infatti, adesso andremo a vedere un po' più nel dettaglio ogni singolo prodotto e vedremo che hanno delle forme particolari rispetto a quelle che troviamo solitamente in commercio.
Partiamo da quello che è il primo prodotto di questo sistema, che è il Comfort Control. Comfort Control è l'attuatore che va montato a bordo delle valvole termostatiche termostatizzabili e che è il vero e proprio attuatore, quindi andrà a modulare quella che è la portata all'interno del corpo scaldante. A bordo del Comfort Control c'è un sensore di temperatura che gli consente di rilevare la temperatura ambiente. Come detto prima, ha una logica di regolazione modulante di tipo PID, quindi di ultima generazione. All'interno ha anche una logica di autoapprendimento. Cosa significa autoapprendimento? Significa che nei primi giorni dopo l'installazione, durante l'accensione del riscaldamento, in automatico, con degli algoritmi appositi, Comfort Control è in grado di riconoscere una serie di informazioni legate all'installazione, quindi la tipologia di radiatore, se c'è una mensola o no sopra il radiatore, qual è il rapporto tra le dimensioni del radiatore e le dimensioni del locale che deve essere scaldato da quel corpo scaldante, e in base a queste informazioni va ad ottimizzare ulteriormente quella che è la sua regolazione PID, proprio per ottenere il livello di comfort massimo con il massimo risparmio energetico. A bordo del Comfort Control ci sono i due tasti che vediamo, il più e il meno, che servono all'utente se l'utente non ha voglia di gestirlo da app in quel momento e ha solo la necessità temporaneamente di alzare o abbassare la temperatura del locale in cui si trova, può andare a premere il tasto più o il tasto meno direttamente a bordo dell'attuatore e tutto il locale andrà ad aumentare o diminuire la temperatura in funzione della scelta che ha fatto l'utente. C'è a bordo un LED, che è quello che vediamo nell'immagine in verde in basso. Questo LED è un LED che cambia colore, quindi il verde indica i 20 gradi, schiacciando il più ci si muove verso il rosso, ogni pressione del tasto è un grado, schiacciando il meno ci si muove ovviamente verso il blu, che è il freddo. Per quanto riguarda l'alimentazione, sono alimentati a batterie, con due batterie stilo AA, che possono essere sia litio che alcaline che ricaricabili. Il secondo prodotto che fa parte di questo sistema è il gateway. Non l'ho detto prima, tutti questi prodotti, proprio perché c'è stata anche un'attenzione al design, hanno una doppia versione bianca e nera per adattarsi meglio a quello che è l'installazione all'interno dell'unità abitativa. Il gateway è il prodotto che consente di collegare tutti i dispositivi all'app. Quindi è quello che fa la comunicazione tra i dispositivi e l'app. Quali sono le caratteristiche di questo prodotto? Innanzitutto, ovviamente, ha a bordo tutte quelle che sono gli aspetti legati alla connettività, quindi Wi-Fi, LAN, Bluetooth. All'interno del gateway, oltre ad esserci la gestione della connettività, c'è anche una memoria importante. Perché? Perché all'interno del gateway vengono salvate in memoria tutte le programmazioni settimanali di tutte le zone che vengono generate. Il gateway può gestire fino a 64 zone. Il vantaggio di avere la memoria all'interno del gateway è legato al fatto che nel caso ci fosse una mancata connettività, il sistema continua comunque a lavorare con le programmazioni che sono state impostate. Quindi c'è la possibilità di far funzionare il sistema anche in assenza di connettività, proprio grazie al fatto che il gateway non è un puro strumento di passaggio di informazioni dall'app ai dispositivi, ma ha una sua logica interna. A bordo del gateway ci sono anche il contatto caldaia, che può essere sia un contatto pulito che un open therm, e il gateway viene alimentato con un alimentatore che è incluso in confezione, simile a quello dei cellulari, quindi con un alimentatore USB tipo C. Del gateway c'è anche una versione Pro. La versione Pro, oltre ad avere tutto quello che abbiamo detto del gateway, ha anche a bordo un modem e un seriale per un collegamento Modbus. Vedremo dopo, per cosa sono dedicati questi aspetti. Un altro prodotto che fa parte del sistema è il sensor. Anche di questo, versione bianca e versione nera, il sensore è un sensore di temperatura ambiente wireless che quindi può essere posizionato a parete. A bordo c'è il sensore di temperatura, viene alimentato a batterie, in questo caso due mini stilo AAA, anche qui litio alcaline ricaricabili. Anche del sensor c'è una versione Pro che, oltre a fare da sensore ambiente, ha anche a bordo un contatto caldaia pulito, che dà la possibilità di andare quindi a sostituire, ad esempio, un vecchio termostato.
Ultimo prodotto del sistema è l'app. L'app rientra tra i prodotti del sistema perché è la vera e propria interfaccia del sistema che ci consente di andare a gestire a 360 gradi tutto il nostro impianto di riscaldamento. L'app sarà disponibile a breve sugli store, ci sarà l'app sia per iOS che per Android e sarà possibile utilizzarla sia su smartphone che su tablet. Cos'è possibile fare tramite l'app? Innanzitutto fare l'installazione del sistema. C'è una procedura di installazione guidata in cui all'interno dell'app vengono visualizzati dei mini video che aiutano chi deve fare l'installazione anche nelle operazioni manuali e quindi spiegano quando collegare l'alimentazione al gate, quando inserire le batterie passo a passo. E al termine dell'installazione c'è anche un piccolo wizard che con delle semplici domande va a preimpostare la programmazione di tutte le zone associate al gateway che si sta installando, già facendo un'impostazione di programmazione già legata a quelle che sono le abitudini dell'utente. Poi è possibile andare a fare una programmazione settimanale, puntuale, zona per zona, quindi entrando nella singola zona si può andare a definire giorno per giorno quali sono i livelli di temperatura nelle fasce orarie desiderate. In ultimo, nell'app ci sono anche delle funzioni rapide che sono proprio quelle, accennando, riconducendomi un attimino al discorso che abbiamo fatto prima, delle situazioni in attese. Le funzioni rapide consentono, senza andare a modificare la programmazione, di andare a operare rapidamente o per l'intero appartamento o su una singola zona, rapidamente e andare a mandare in attenuazione, ad aumentare la temperatura, abbassare la temperatura, solamente premendo una di queste funzioni. Inoltre l'app ha anche uno strumento integrato che è quello di assistenza tecnica. Se un installatore che sta gestendo l'installazione di più sistemi vuole che l'utente abbia la possibilità di visualizzare lui come assistenza tecnica per il prodotto che gli è stato installato, l'installatore può abilitare questa scelta. A questo punto l'utente vedrà nella pagina dedicata all'assistenza i contatti del suo installatore di fiducia e può anche richiedere assistenza direttamente da app, che vuol dire che dà la possibilità per un certo periodo di tempo limitato all'installatore di accedere all'interno della pagina del suo gateway, quindi di casa dell'utente, per andare a verificare eventuali problematiche che l'utente ha segnalato. Quindi, in maniera molto semplice, con lo stesso strumento, direttamente dal cellulare, l'installatore è anche uno strumento che può essere utilizzato per fare un'assistenza remota all'utente, al cliente. Andiamo ora a vedere quali sono le prestazioni legate a quello che è risparmio energetico e livello di comfort del sistema CalefiCode. Riprendiamo un grafico che è simile a quello che abbiamo analizzato prima. In realtà, in questo grafico abbiamo nella parte proprio in basso, dove vediamo le due righe, vediamo che c'è un cambio di set della temperatura ambiente dai 18 gradi ai 20 gradi, e la riga rossa ci indica la variazione di set della temperatura, mentre la riga blu in basso ci indica quello che è l'ambiente misurato reale, che vedete che in un tempo molto rapido riesce a raggiungere i 20 gradi per poi praticamente stabilizzarsi in un intervallo che è inferiore al mezzo grado nei dintorni della temperatura ambiente. Se guardiamo il grafico nella parte in alto, invece, vediamo tre linee, tre curve, una rossa, una blu e una verde. Iniziamo a analizzare quella verde che indica la portata. I valori di portata li troviamo sull'asse a destra, in litri ora. Cosa succede? Esattamente come vedevamo prima, quello che succede è che alla variazione di set in maniera molto rapida il sistema va ad aprire a portata quasi massima, dopodiché vedendo che viene raggiunta la temperatura ambiente in chiusura, ma non va in chiusura completa, va a ridurre la portata fino a individuare in maniera immediata quello che è il livello di portata che serve per il mantenimento della temperatura. Questo fa sì che nel periodo, diciamo quello che vediamo evidenziato in giallo nel grafico, nel periodo di mantenimento vero e proprio della temperatura ambiente, si riesca ad ottenere un salto termico tra la mandata e il ritorno del radiatore
costante e molto alto. Vediamo che in questo esempio un radiatore con una mandata attorno ai 70 gradi si riesce a ottenere un ritorno attorno ai 35. Quindi si va sicuramente a ottenere un buonissimo livello di risparmio energetico perché si cerca di andare a estrarre tutto il calore possibile dal fluido termovettore e quindi si riesce ad avere una temperatura d'orno bassa, che tra l'altro è l'ideale per tutti i sistemi nuovi, come le caldaie a condensazione, che per poter lavorare con una buona resa hanno necessità di una temperatura di ritorno bassa. Vediamo ora quello che sono le possibili applicazioni di un sistema di questo tipo. Innanzitutto, come abbiamo già visto prima, può essere applicato in un impianto termoautonomo in cui può essere collegato, come vediamo in questo esempio, il gateway può essere collegato alla caldaia e gestire il contatto caldaia e poi vengono gestite puntualmente tutte le varie zone andando a comandare i singoli comfort control. Una seconda applicazione può essere quella nell'impianto centralizzato, dove ovviamente non avrò nessun dispositivo che è collegato alla caldaia centralizzata, ma comunque ogni utente potrà con la sua app andare a gestire il suo appartamento come se fosse un termoautonomo, andando a gestire tutti i livelli di temperatura, zona per zona, stanza per stanza. Un'altra applicazione particolare potrebbe essere una casa vacanze, sia termoautonoma che centralizzata. Il vantaggio qual è? Che nella casa vacanze si può pensare di utilizzare invece che il Gateway Pro, che ha all'interno un modem, quindi inserendo nel Gateway Pro una micro SIM, si può sfruttare la telefonia mobile perché? Perché nella casa vacanze spesso capita che non ci sia un contratto fisso di connettività internet. Quindi per poter gestire da remoto il sistema si può pensare di utilizzare il Gateway Pro al posto del Gateway normale e andare così a evitare di dover attivare per forza un contratto dedicato a questa cosa. Altre applicazioni particolari possono essere quelle in impianti di medio-grandi dimensioni, dove può essere ad esempio un piccolo hotel, un bed and breakfast, dove andando a installare il sistema si può prevedere ad esempio ad ogni piano un gateway. E la cosa importante è che l'utente tramite l'app può gestire dalla stessa app più gateway. Quindi facciamo l'esempio del piccolo hotel che è alla reception dell'hotel in maniera molto semplice seleziona il gateway del piano 1 e andrà a gestire le varie stanze legate al piano 1, una per una, zona per zona. Dalla stessa app può andare a gestire il piano 2 o il piano 3, esattamente come vediamo nell'immagine. Un'ultima applicazione particolare è quella legata alla building automation. Come ho già accennato prima, a bordo del Gateway Pro, nella versione Pro, c'è anche una connessione seriale con protocollo Modbus, dedicata a che cosa? Proprio all'integrazione del sistema Calessi Code con eventuali sistemi di building automation o di domotica, che quindi sono sistemi che vanno a gestire tanti altri impianti all'interno dell'edificio, non solo quello di riscaldamento, ma che sicuramente possono avere delle logiche più evolute che vanno a integrare la gestione degli altri impianti con quello del riscaldamento. E quindi in questo caso il sistema consente all'utente di gestire tramite app la sua programmazione, ma al sistema di supervisione, collegandosi via Modbus, di fare delle logiche aggiuntive che si possono aggiungere a quella che può essere già la programmazione dell'utente. Se fossero necessarie ulteriori informazioni, vi segnalo inoltre che di andare a visitare il sito code.calefi.com in cui troverete altri dettagli del prodotto, ci sono anche dei video esplicativi e quindi chi sia interessato ad altre informazioni può accedere al sito. A questo punto abbiamo terminato con la presentazione, direi che possiamo andare insieme a vedere se ci sono state delle domande. Grazie Gabriele. Domande ce ne sono state e passo a sottoportele. Allora, la prima, Mattia chiede: si è parlato di possibile connessione open term con le caldaie. Se si può dare qualche informazione in più rispetto a quello che è stato detto durante la presentazione. Sì, benissimo. Allora, la connessione Open Term è una connessione che viene utilizzata solitamente dalle caldaie per gestire il loro remoto. Quindi quando viene collegato il remoto della caldaia viene spostato all'interno dell'appartamento, il remoto della caldaia parla con la caldaia con questo protocollo che è chiamato Open Term.
In realtà qual è il vantaggio di questo protocollo? Che a differenza del contatto on-off pulito di cui parlavamo, che può accendere e spegnere la caldaia e basta, con questo protocollo si possono andare a fare una serie di altre operazioni sulla caldaia. Quindi si può accendere e spegnere la caldaia, ma si può anche ad esempio andare a variare la temperatura di mandata della caldaia, si possono visualizzare gli errori della caldaia, si possono fare una serie di impostazioni. Quindi il fatto che a bordo del gateway ci sia la doppia possibilità vuol dire che noi possiamo collegarci con una caldaia standard che non ha a bordo l'open therm, con una nuova con a bordo anche l'open therm, direttamente col protocollo open therm, e a questo punto andremmo anche a migliorare ulteriormente la regolazione, perché oltre a modulare le portate con i comandi a bordo radiatore, si può anche andare a variare la temperatura di mandata in funzione di quello che è la richiesta del momento all'interno dell'unità abitativa. La seconda domanda è se posso utilizzare il sistema Calefi Code in sostituzione del vecchio termostato in un impianto termoautonomo anche senza installare i comandi a bordo radiatore. Ok, questo è un utilizzo, magari un'applicazione che non era tra quelle che ho indicato, però è sicuramente possibile, nel senso che ovviamente non introducendo i comandi non si hanno i benefici della regolazione modulante importata che abbiamo spiegato oggi, però si può andare a gestire il contatto caldaia sia da Gateway che da Sensor Pro. E andare a rimpiazzare il vecchio termostato e quindi gestirlo come un termoautonomo con un singolo termostato o più termostati se il termoautonomo è già previsto con più zone, senza andare a utilizzare il comando. Il sistema lo prevede. Poi è ovvio che a livello di efficientamento e risparmio energetico, installare anche i comandi sicuramente dà dei benefici ulteriori perché si va a ottimizzare quello che è le portate in gioco, quello che sono le portate in gioco. Allora, abbiamo diverse domande sull'applicazione. La prima è, parliamo di applicazioni, quindi si può applicare anche sugli sistemi a bassa temperatura? Allora, sistemi a bassa temperatura, per ora l'applicazione si può applicare su impianti a radiatori, quindi ovviamente non impianti a pannello, non impianti radianti. Per quanto riguarda gli impianti a radiatori, può essere applicata con impianti che possono andare a temperature dai 50 gradi fino ai 75-80, quindi non c'è un limite, però è previsto solo l'utilizzo su impianti a radiatori. Ok, l'utilizzo invece sui ventil convettori. Allora, sui ventil convettori l'utilizzo al momento non è consentito perché sul ventil convettore c'è da tenere in considerazione anche la gestione della ventilazione. E il prodotto non ha al momento prevista quella che è la possibilità di andare a variare la ventilazione, quindi di andare a variare la velocità della ventola all'interno del ventile. Ok, l'ultima domanda sui radiatori elettrici. Può essere applicato sui radiatori elettrici? Allora, sui radiatori puramente elettrici no, perché allora l'attuatore, il comfort control viene applicato sulle valvole, quindi va a modulare una portata, non c'è un prodotto che vada a fare una variazione di corrente elettrica, quindi che vada applicato sul radiatore elettrico. Se ci sono dei radiatori ibridi, elettrici e idraulici, allora può essere applicato quando viene utilizzato ovviamente dal lato idraulico. Quando viene utilizzato come resistenza elettrica non può essere gestito da questo sistema. Parliamo sempre di applicazioni, si può utilizzare solo, parlando di applicazioni con radiatore, quindi si può utilizzare solo con valvole radiatore Calefi o è compatibile anche con altre tipologie di valvole? Allora, il sistema è compatibile con tutte le valvole Calefi, termostatiche, termostatizzabili, dynamical e così via. E abbiamo poi a catalogo alcuni adattatori per alcune valvole della concorrenza. Quindi vi consigliamo, se ci fosse la necessità di applicarlo su prodotti della concorrenza, di verificare prima la compatibilità contattandoci o andando a verificare poi sul catalogo o sul listino quali sono le compatibilità con i prodotti della concorrenza. Okay. Parliamo di
Batterie. Allora, abbiamo diverse domande sulla durata delle batterie e se il gateway debba essere alimentato o meno. Allora, il gateway, come ho detto prima, deve essere alimentato. Vi ho detto prima, c'è in confezione un alimentatore simile a quello dei cellulari, ma il che non vuol dire che deve essere ricaricato, deve essere lasciato sempre alimentato. Quindi c'è un alimentatore che viene inserito semplicemente nella presa di corrente, il gateway è pensato ad appoggio, quindi viene appoggiato su un mobile, su un tavolo, viene alimentato e rimane, deve rimanere alimentato. Per quanto riguarda invece comfort control e sensor, lavorano entrambi a batterie, con batterie diverse, comfort control con le stilo e sensor con le mini stilo, ed entrambi hanno una durata di 2 anni, quindi vanno a coprire 2 stagioni di riscaldamento. Lato app c'è comunque la segnalazione dell'eventuale livello di batteria basso e quindi viene segnalato in anticipo il fatto che bisogna iniziare a pensare sulla sostituzione batterie. Ecco, forse magari ne avevi parlato, ma magari lo ripetiamo. In una seconda casa si scaricano le batterie. Cosa su delle testine? Cosa succede? Rimangono aperte, si chiudono? Allora, la gestione della seconda casa, ovviamente anche per la seconda casa io avrò già in anticipo una segnalazione che le batterie si stanno esaurendo prima che si esauriscano del tutto. E quindi già ho la possibilità di intervenire tempestivamente ed evitare che rimangano, diciamo, proprio arrivino a zero e quindi il comando non abbia più la possibilità di muoversi. Se dovesse succedere questa cosa, quello che viene fatto è questo, che proprio poco prima che si esaurisca completamente la batteria, il comando termostatico lascia aperta una piccola parte di passaggio in modo da evitare la possibilità del gelo. Quindi è come se si mettesse in un antigelo fisso con una percentuale di portata aperta. È ovvio che questo vuol dire che ci può essere del riscaldamento indesiderato, ma per mettersi dalla parte della sicurezza e vogliamo evitare che vada a ghiacciare l'impianto e quindi lasciamo l'impianto leggermente avviato. È ovvio che con le segnalazioni, se uno sa la casa vacanza, si programma un attimino prima, va e va magari a sostituire le batterie prima che siano completamente scariche, sfruttando la connettività, insomma. Allora, parliamo di protocolli. Erano arrivate delle domande prima che poi dopo tu introducessi il controllo, la connessione Modbus. Gianluca chiede l'utilizzo anche con protocollo Connex, quindi se è possibile tramite un gateway Connex Modbus comandare il sistema. Allora, noi al momento nella gamma prodotti non abbiamo il gateway Connex Modbus, ma con uno dei gateway che si trovano sul mercato opportunamente configurato, noi ovviamente se uno ha la necessità, se qualcuno avesse necessità di integrarlo in un sistema Connex, noi forniamo i registri Modbus, quindi con i vari gateway del commercio che sono configurabili, può essere configurato il gateway e poi gestirlo lato KNX. Ecco, c'è una domanda particolare, penso sia ge è generale, quindi poi possiamo andare nel dettaglio. È compatibile con gli assistenti vocali, ove per assistenti vocali presumibilmente si intendano i vari sistemi tipo Alexa o tipo sistemi di questo Sì, genere, tipo sì, Alexa, Google Google Home, eccetera, sì. Home, HomeKit della Apple. Allora, noi stiamo proprio lavorando in questi giorni per fare questa integrazione. Quindi al momento, come ho detto prima, l'app sarà disponibile a breve e alla prima release non avrà ancora la compatibilità con gli assistenti vocali. Però ci stiamo lavorando, il sistema è ovviamente, essendo connesso, aggiornabile da remoto, quindi probabilmente in uno dei rilasci successivi sarà introdotta anche questa feature di compatibilità con gli assistenti vocali. Stiamo lavorando per renderlo compatibile con Google Home, Amazon Echo, HomeKit della Apple e anche IFTTT. Quindi, essendo che il sistema è fortunatamente aggiornabile da remoto, anche chi avrà già installato il prodotto avrà la possibilità di avere poi la retrocompatibilità nel momento in cui verranno rilasciate queste
queste feature aggiuntive o altre feature in futuro che potranno essere implementate nel prodotto. Parliamo di questioni economiche. Il sistema Calliope Code può rientrare nelle agevolazioni fiscali di riqualificazione energetica? Rispondi fino a quello che valeva ieri, probabilmente, Sì, perché adesso essendo esatto. uscito quello Allora, diciamo nuovo. che sugli ultimi aggiornamenti magari non andiamo proprio nel dettaglio perché vanno un attimino capiti, però Però in teoria fino a gli ultimi quello che c'era aggiornamenti fino a quello dovrebbero che c'era essere. valido fino a qualche mese fa, teniamo in considerazione questo aspetto, possiamo dire che il sistema rientra. Allora, mi riallaccio un attimino all'open term. Allora, per i sistemi di regolazione c'è una classificazione che è legata all'Eco Design Directive. È una classificazione che va dalla classe 1 alla classe 8. Il sistema di regolazione Calliope Code si è utilizzato con l'open term e quindi abbiamo anche la possibilità non solo di avere un sistema multisensore, perché noi abbiamo sensori in ogni stanza, ma abbiamo anche la possibilità di andare a variare la temperatura immandata in caldaia, rientra nella classe più alta dell'Eco Design Directive, che è la classe 8. Quindi parlando di un sistema utilizzato con Open Term. Rientrando nella classe 8, rientra appunto nell'agevolazione fiscale più alta, che è quella del 65%. Se non venisse usato l'Open Term, perché magari la caldaia non lo consente o perché il sistema è più obsoleto e quindi si va a utilizzare il contatto pulito, allora il regolatore rientra, il sistema rientra tra le classi dei regolatori nella classe 4 e quindi non può beneficiare del 65%, ma del 50% come agevolazione fiscale in detrazione. Prendiamo questa risposta col beneficio del dubbio. Ecco, potrebbero cambiare, ultimamente stanno Esatto. cambiando un pochino le regole, quindi ci aggiorneremo Però, magari più in là. esatto, in teoria le regole dovrebbero ampliare di più, diciamo, quello che viene finanziato, quindi in teoria dovrebbe andare bene. Allora, l'app è gratuita. A questo posso rispondere io, sì, l'app è gratuita e quindi non ci saranno canoni, non ci saranno canoni annuali di utilizzo. Sì, esatto. Esatto. Allora, parliamo sempre di collegamento ai generatori. Mi chiedono se è possibile, quando, in un impianto, Mauro chiede, utilizzo un impianto a radiatori a bassa temperatura con pompa di calore, il sistema può dialogare con la pompa di calore? Allora, dipende, nel senso che dipende da cosa viene gestito, perché pompa di calore è abbastanza generico a livello di protocollo. Come dicevo prima, se c'è un sistema che sia pompa di calore, che sia caldaia classica, quello che ha a bordo un sistema open term, allora collegandolo tramite open term si può dialogare con il sistema, diciamo col generatore, chiamiamolo generatore così non andiamo a escludere altri sistemi, però è ovvio che dipende dal sistema che viene scelto e dalla possibilità di connettività che c'è. Quindi può dialogare, in alcuni casi sì, in alcuni casi no, va valutata la compatibilità dei due sistemi. Qui chiedono, forse hai già risposto, lo ripetiamo, se posso comandare una valvola di zona in ingresso in appartamento invece di accendere e spegnere Sì, la caldaia. esatto, è un po' come la domanda di prima, nel senso che io posso andare a comandare la valvola di zona e io ho un contatto pulito, in quel caso non userò il protocollo open term, userò il contatto pulito, invece di andare a accendere e spegnere la caldaia andrò a comandare la valvola di zona. Non solo una valvola di zona ingresso all'appartamento, ma posso anche eventualmente, se ho un appartamento che è gestito con più valvole di zona che vanno a differenziare zona giorno, zona notte e un'altra zona, mettiamo, io posso installare tre sensor pro, ognuno che va a gestire la sua zona e ognuno comanda la valvola di zona indipendentemente dall'altro, in base alle richieste dell'utente. Faccio una domanda un po' difficile. Mattia chiede se è possibile avere un'opinione su una comparazione di costi, di partenza e di esercizio tra una termostatica e il sistema Calefico, cioè tra un semplice impianto comandato con valvole termostatiche e un impianto comandato con Calefico. Non è semplice la domanda, però
Volevo far Sì, non sentire è semplice la domanda, non il è semplice la della risposta. risposta, esatto. Ma allora, c'è una la comparazione, magari tu che hai letto la domanda, Domenico, riesci a darmi la comparazione a livello di prestazioni Allora, la energetiche? comparazione è la classica, cioè se io faccio installare una valvola, allora ipotizziamo di avere già l'impianto con le valvole montate, quindi io devo solo installare la testina classica che ha un costo Sì. e il termostato, quindi se è un termostato più testine, oppure devo installare le testine Comfort Control più il gateway. Ovviamente il sistema connesso costa di più. Se Chiaro. l'ammortamento di questo extra costo che io tramite quello che vado a risparmiare, abbiamo fatto una valutazione di quelli che possono Ma essere. So che non è semplice perché allora ha non è molte variabili al semplice suo e dipende interno. tanto un po'. Cioè, questo è un po' quello che abbiamo fatto vedere un po' nel grafico di simulazione di utilizzo, no? Non è facilissimo andare a individuare perché poi dipende, è molto legato anche a quello che poi fa, l'utilizzo che ne fa l'utente. Ci possono essere applicazioni in cui l'utente, utilizza un sistema connesso e lo tiene sempre acceso comunque. E quindi capisci che poi il risparmio si riduce notevolmente. Un utente molto più attento all'impianto di riscaldamento, sicuramente con un sistema connesso può avere dei buoni benefici perché va a ottimizzare tutte quelle piccole situazioni, come l'esempio che abbiamo fatto vedere di non sono a casa oggi, ma non sono a casa oggi può essere un giorno lavorativo, ma può essere anche un giorno festivo in cui magari avevo previsto che dovessi tenere acceso il riscaldamento per 8 ore consecutive, nella realtà vado a farmi, magari in questo periodo non vado da nessuna parte, ma se fosse un periodo normale andrei a farmi una passeggiata in montagna in inverno e quindi lascio il riscaldamento, da remoto lo gestisco, lo spengo. Una persona attenta sicuramente riesce a risparmiare su questo aspetto. E l'altro aspetto su cui può andare a risparmiare è quello che vedevamo legato effettivamente alla rapidità di raggiungimento delle temperature e all' effettivo annullamento dell'oscillazione delle temperature quando siamo in attenuazione. Quindi arrivare a una risposta globale, quantificarla diventa difficile, cioè dare una percentuale si potrebbe dire. Il 20% si potrebbe dire il 10%, si potrebbe dire il 30%, dipende dall'utilizzo che uno ne fa. È ovvio che non stiamo parlando del 90% del risparmio, chiaramente, perché comunque se vogliamo mantenere lo stesso livello di comfort, no? Quindi comunque un po' di caldo dobbiamo darlo all'unità abitativa. Però ci sono anche, stiamo facendo un po' di simulazioni, un po' di prove, anche delle situazioni di applicazioni reali, magari arriveremo anche a dare dei risultati un po' più reali nelle prossime pubblicazioni che faremo. Ecco, magari se vuoi anticipare, nel prossimo numero di idraulica, tratteremo un po' la tematica dei sistemi connessi e quindi qualche esempio verrà fatto. Sicuramente ci sarà, esatto, ci sarà sicuramente qualche esempio in più e magari prendiamo spunto anche da alcune di queste domande proprio per approfondire magari qualcuno di questi argomenti, visto che vediamo che sono poi anche di interesse. Allora, io nel frattempo, una cosa che mi sono dimenticato l'altra volta di dire, nel pannello di destra, sotto documenti, c'è il PDF del dépliant con tutte quelle che si può scaricare, con tutte quelle che sono le informazioni, relative al sistema Calefi Code. Ti faccio un'ultima domanda, visto che il tempo, gli sgoccioli. Contabilizzazione. No, il sistema grafico non fa una contabilizzazione. No. Prevediamo in futuro di integrare magari la contabilizzazione all'interno del o sono cose che rimarranno sempre staccate? No, allora, diciamo che ci sono già delle idee di possibili integrazioni di sistemi, che non vuol dire avere poi la contabilizzazione a bordo dell'attuatore. Ma vuol dire magari all'interno dello stesso sistema che mi dà la possibilità di gestire da remoto la mia regolazione dell'impianto, magari all'interno dello stesso sistema, oltre che gestire da remoto la regolazione, potremmo avere in un futuro la possibilità di visualizzare anche i consumi o se non i consumi, perché a volte i consumi poi vanno
soprattutto se siamo in un impianto centralizzato, vanno ricondotti anche a quelle che sono le logiche poi di ripartizione delle spese, però almeno un'indicazione di quello che può essere il consumo. Sicuramente abbiamo già previsto, già in fase iniziale, utilizzando degli algoritmi che vanno a lavorare su quanto tempo rimangono aperti i radiatori, con che portate rimangono aperti i radiatori, riusciremo comunque già in prima battuta a dare delle indicazioni che non sono, non parliamo di contabilizzazione in questo caso, ma sono comunque delle indicazioni che possiamo dare all'utente per migliorare quello che è il risparmio all'interno della sua abitazione. Quindi facendogli vedere magari un grafico che fa vedere l'andamento del mese rispetto al mese precedente, oppure del mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, e quindi andare a capire come si può migliorare e dove si può migliorare per vedere, vedendo quello che è l'utilizzo reale che viene fatto stanza per stanza, zona per zona della regolazione all'interno dell'unità abitativa. Ci è arrivata un'altra domanda che è interessante che ti vorrei fare. Aspetta che non la trovo più. La distanza massima consigliata, dai sensori. Forse ne hai parlato già durante la presentazione, però ribadiamolo. Distanza dai Massima. sensori intesa. Io ho presumo tra i vari, comunque tra i vari elementi perché comunichi in Ok, intesa come sequenza. comunicazione radio. Sì, Ok. esatto. Allora, la comunicazione radio tra i vari dispositivi è una comunicazione in radio in frequenza 868 MHz, quindi ha una buona portata. Andare a definire una distanza precisa è difficile perché, come tutti i dispositivi che comunicano via radio, la distanza varia in funzione degli ostacoli che ci si trova in mezzo. Quindi io vi posso dire che noi abbiamo fatto parecchie prove su questa cosa, in campo aperto sicuramente superiamo i 400-500 metri, in campo chiuso ovviamente le pareti, soprattutto le solette o dove ci sono componenti metallici vanno ad attenuare il segnale e quindi vanno a ridurre questa distanza. Però per una serie di prove che abbiamo fatto anche in installazioni, vediamo che la copertura di un appartamento anche medio grosso non ha sicuramente problemi, la copertura di una casa singola a due piani non ha problemi. Diciamo che per far capire il segnale è sicuramente più potente, quindi arriva più lontano rispetto a quello che è un segnale wifi che utilizziamo solitamente in casa. E penso che possa essere almeno il doppio di quello che è la portata di un wifi. Quindi Ok. poi bisogna poi adattarlo alla situazione reale. Diciamo che nel caso ci fosse la necessità, perché è veramente un edificio grosso, un po' come abbiamo fatto vedere l'esempio del piccolo hotel, si può prevedere di posizionare un gateway per piano, tanto dalla stessa app posso gestire più gateway e quindi a quel punto lì vado a ridurre quella che è la portata radio perché le distanze dei dispositivi sono minori e quindi posso comunque fare garantire la copertura di tutto l'impianto. Però parliamo già di impianti più grossi. Ti faccio l'ultima domanda, poi chiudiamo. La L'assistenza è terza gratuita? ultima domanda adesso. Vabbè, dai, finché vedo che il numero dei Vai, vai, partecipanti no, no, andiamo, non andiamo. cala, quindi non li Andiamo, stiamo andiamo. facendo addormentare o non è pronta la pasta. Quindi l'assistenza è gratuita o è prevista la stipula di un contratto? Chiede Lia. No, l'assistenza è gratuita, nel senso che l'assistenza, allora, l'installazione può essere fatta dall'utente e può essere fatta dall'installatore, no? Quindi tendenzialmente può essere fatta da chiunque. L'assistenza dipende, nel senso che noi a livello come Calessi non è che veniamo a fare l'installazione del sistema, quindi non è previsto l'intervento di un nostro persona o di un centro assistenza Calessi per fare l'installazione del sistema. Il sistema è fatto per essere installato in autonomia dall'installatore o eventualmente dall'utente. Quel concetto di assistenza invece che spiegavo nella presentazione è invece legato a una possibilità ed è comunque una funzione gratuita, perché l'app, come ha detto prima anche Domenico, è gratuita completamente e non ha neanche fee annue da pagare. È una funzione gratuita che dà la possibilità all'installatore che gestisce più impianti di questo tipo di dare un servizio di assistenza all'utente, al cliente finale.
È una scelta che può fare l'installatore, quindi l'installatore può decidere di scegliere di farsi vedere dal suo utente oppure no, ed è anche una funzionalità che lui in autonomia decide come gestire economicamente con l'utente finale, ma che sicuramente lato nostro noi gli diamo uno strumento completamente gratuito per fare questa cosa. Ok, l'ultima domanda però è per me questa, quindi in teoria Federica chiede se sono previsti altri Coffee with Kalefi. Allora, colgo l'occasione per parlarvi del prossimo argomento, prossimo appuntamento. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì prossimo, il 21 di maggio. L'orario verrà spostato alle 17:30 perché, vista la situazione lavorativa che sta riprendendo e quindi questo orario tra le 11 e le 12 comincia a diventare abbastanza scomodo, fortunatamente perché vuol dire che c'è un po' più di movimento. Il titolo del prossimo webinar sarà Covid-19 e ripartenza degli impianti sanitari, la disinfezione contro il pericolo Legionella. Tratteremo il problema del fermo impianto, soprattutto legato alle strutture commerciali o produtti e produttive, ma anche civili, condominiali, dovuto alla pandemia in atto e a tutte le controindicazioni che può portare, soprattutto in relazione alla crescita batteriologica nelle acque stagnanti. Verranno trattate metodologie, normative e gli strumenti per ovviare a questo problema. A partire L'appuntamento non si fermerà al 21, ma a partire da quelli successivi diventerà quindicinale. Quindi noi abbiamo, diciamo, un po' sfruttato la disponibilità di tempo dei nostri utenti per fare una serie di appuntamenti abbastanza vicini, quindi settimanali. A partire quindi il prossimo sarà comunque fra una settimana, successivamente salteremo, quindi diventerà un appuntamento quindicinale e sarà sempre alla sera dalle 17:30 alle 18:30. Io con questo ho concluso, ringrazio a tutti per aver partecipato e tanti vedo che sono assidui e hanno partecipato già a tutti e tre i webinar. Ringrazio Gabriele per il tempo che ha dedicato e per la sua esposizione e per la sua disponibilità. Grazie. Io anch'io ci tengo a ringraziarvi tutti, spero che vi sia piaciuta questa presentazione, che l'abbiate trovata interessante e mi auguro di ritrovarvi al prossimo Coffee with Kalefi. Buona giornata a tutti.